Grazie Presidente. E ovviamente questo è un tema sentito molto, insomma, da tutto il territorio romano, da tutti i municipi, perché le 39 sedi e i 20 bibliopoint che costituiscono le reti delle biblioteche di Roma Capitale svolgono un lavoro fondamentale di offerta culturale e luogo di produzione culturale, di innovazione culturale, di crescita e di socialità. Ecco, queste sono distribuite su tutto il territorio e, come nei pochi casi, come i teatri di cintura, vanno a coprire delle aree che sono più periferiche della nostra città. Il loro ruolo fondamentale viene riconosciuto anche visto l'incremento delle attività che stanno svolgendo, anche con la deliberazione 26 dell'Assemblea Capitolina, che prevede un coordinamento di tutte le istituzioni culturali alle attività che riguardano tutta Roma Capitale. Queste godono di una forte autonomia progettuale e lavorano e danno sostegno per una serie di progetti che riguardano i territori, le associazioni territoriali, i comitati, le scuole, i ragazzi più giovani che trovano spazio in queste strutture, per i carceri con dei progetti speciali, ma poi sono luoghi di diffusione del multiculturalismo, del fumetto, dell'ambito cinematografico, dell'audiovisivo, della fotografia. Ecco, oggi ritenevamo importante, visto che abbiamo portato avanti una serie di commissioni, in cui è emerso che, le biblioteche di Roma stanno vivendo una forte criticità a livello di personale, perché, anche dovuta all'aumento delle loro attività, vista la richiesta del territorio e della città di Roma tutta. Scusi, Presidente. Scusate, vi chiedo di... Un attimo solo, consigliera. Prego. Questa vuole essere non una richiesta di aumento d'organico generalizzata, ma vuole essere una richiesta puntuale perché riconosce la sofferenza di queste istituzioni e anzi vuole amplificarne le attività. La Commissione Cultura, ma tutta l'Assemblea Capitolina insieme, vuole amplificarne le attività. E anche i municipi, sono ovviamente coesi su questa linea, perché i progetti stanno incrementando, c'è un problema, ahimè, di pensionamenti. Facciamo presente che nel 2011 il personale delle biblioteche arrivava al numero di 340 dipendenti, nel 2016 c'è stato, nonostante l'incremento delle attività, siamo scesi a 270. Quindi questa forte sofferenza, e visto lo sviluppo di nuovi progetti e l'apertura di nuove strutture, di nuove centralità, di nuove biblioteche all'interno dei municipi, perché ricordiamo che Roma è veramente vasta e il numero attuale delle biblioteche e dei bibliopoint non è ancora sufficiente a colmare quella che è l'esigenza dei cittadini. E se ritenevamo importante per questo presentare questo atto di indirizzo che andesse a sensibilizzare, penso, un rinfoltimento di organico di questa struttura. Grazie Presidente.